ambizioni, desideri e voglia di mettere in pratica anni di studio e sacrifici. Centinaia di giovani hanno approfittato del ritorno in presenza del Career Day, evento promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso il quale esperti e professionisti del mondo del lavoro incontrano gli studenti per iniziare a costruire quello che sarà il loro futuro. La grande partecipazione di oggi dà il segno di come l'università è tornata a rianimarsi da settembre con la ripresa delle lezioni, e per noi è bellissimo vedere i nostri studenti che sono tornati a frequentare tutti in presenza. Quest'anno numeri record anche per quanto riguarda le realtà aziendali che hanno aderito al Career Day, oltre 120, e anche questo è indicatore di come la Cattolica tenga davvero in modo importantissimo ai rapporti con il mondo del lavoro. Oltre 120 aziende, 85 stand, decine tra ordini professionali, cooperative e associazioni a disposizione degli studenti pronti a farsi conoscere e a giocarsi le proprie carte. Sicuramente è una giornata ricca di opportunità, perché ci sono aziende rilevanti sia nel territorio ma sia a livello anche nazionale, e niente, ci proponiamo e vediamo cosa ci riserverà il futuro, ecco. Mi piacerebbe svolgere la figura di Innovator Manager, che sostanzialmente aiuta il cliente nella vendita del prodotto, quindi alla creazione fino alla commercializzazione, oppure aiutare un cliente ad aprire la propria startup. Adesso sono studente triennale, vorrei andare avanti a studiare alla magistrale e poi mi piacerebbe lavorare in un'azienda, possibilmente che magari commercio anche con l'estero, mi piace viaggiare molto, quindi mi piacerebbe avere contatti anche con altre culture, trovare un'azienda che mi permetta di crescere anche dal punto di vista personale, non solo lavorativo.